Non sono ancora del tutto chiare le circostanze della morte, ieri mattina, del subacqueo piovese Mauro Baldina, 56 anni, il quale era impegnato in un'immersione di addestramento organizzata da un diving di Monselice. Il primo dubbio riguarda il luogo dove è avvenuta la tragica evenienza. Le prime fonti si dicevano sicure fosse accaduta le Tenue, la piattaforma continentale a qualche miglio al largo di Chioggia, dove l'immersione è regolata da norme stringenti. Ma secondo quanto riporta il cronista Diego Degan nel numero odierno del quotidiano Il Gazzettino, la fatalità avrebbe avuto come teatro il relitto dell'Evdokia, la motonave affondata nel 1991 che da tempo affascina i subacquei per la fauna che vi si è sviluppata, dove già nel marzo 2016 aveva perso la vita in circostanza analoga Giovanni Pretto. Le immersioni nell'Evdokia erano poi state dichiarate non praticabili dalla Capitaneria di Porto di Chioggia e riammesse nel luglio dello stesso anno dopo la bonifica operata dai Vigili del Fuoco. Il rischio è che ora un'ordinanza vieti di nuovo di accedere al relitto. Non è tutto. Sempre il Gazzettino attesta che Baldino è spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale, mentre risulta che il decesso sia avvenuto mentre l'uomo stava ancora nel mare, nonostante il prodigarsi delle squadre di soccorso. Sulla vicenda, tuttavia, farà piena luce la magistratura inquirente. A seguito di questo evento che ha fatto un giro enorme di comunicazione, parlo appunto di quell'aggressione, insomma, di quel ragazzo che purtroppo ha problemi di tossicodipendenza. E, diciamo, se da una parte è scattata veramente un grandissimo ritorno nei miei confronti da parte di persone che mi hanno espresso la solidarietà, insomma, la stima, in continuazione, anche 5 minuti fa. E da una parte, purtroppo, qualche persona che ha più di qualche problema gli è scattato invece l'effetto emulazione. E in particolare c'è un certo Mario Penzo, che è quell'altro ragazzo che anni fa lo avevamo pubblicato perché era stato portato via dalla Polizia di Stato in quanto era andato dal sindaco, l'ex sindaco Casson, con un coltello in tasca perché a suo dire pretendeva un lavoro, un posto di lavoro. In seguito a quella nostra pubblicazione, il figlio, ma anche il padre, in alcune occasioni diciamo, mi hanno apostrofato in un certo modo. E successivamente, qualche anno fa, credo 3 anni fa, mi ha minacciato per strada e l'ho denunciato 3 anni fa, solo che quella volta non c'erano testimoni, non so neanche che fine ha fatto quella denuncia, ma la denuncia comunque è stata fatta. Non contento in questi ultimi tempi, probabilmente anche a seguito anche di qualche intervento di qualcuno di questi soggetti sulle nostre pagine Facebook, ha pensato bene di ricominciare l'azione di minacce. E oltre a messaggi, oltre ad altre riprese che ho fatto ancora, perché le ho messe sempre in parte, ieri questo genio mi ha telefonato e mi ha fatto 2 telefonate di minacce, nelle quali minaccia di accoltellarmi per strada. Niente, pubblichiamo la telefonata, come potete sentire al mio tono non siamo assolutamente intimiditi. E ovviamente anche in questo caso provvederemo a una denuncia per minacce aggravate. Questo personaggio, tra l'altro, ha già altri precedenti. A suo tempo aveva messo le mani addosso alla polizia municipale, a suo tempo appunto c'è stata la storia con il sindaco, ma ci sono anche altre vicende. Adesso metteremo tutti gli atti e denunceremo anche questo Mario Penzo, di cui alleghiamo la telefonata di ieri. Arrivederci, ciao, alla prossima. Ultimata negli scorsi giorni con l'installazione delle porte per il calcetto e dei canestri per il basket, la ristrutturazione della pista rosa lungo il Lusenzo a Borgo San Giovanni, ridipinta di verde a evocare il manto erboso di uno stadio, verrà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 15 dal sindaco Alessandro Ferro e dall'assessora allo sport Isabella Penzo. Nei mesi di primavera il cambiamento è apparso notevole, anche considerando le tribune ridipinte dove ora siedono bambini e genitori, e il cancello chiuso la notte per evitare l'ingresso di vandali e giovinastri sbandati. Nella giornata di ieri non è caduta solo la tradizionale festa della mamma, come ogni seconda domenica di maggio. Ma il Centro Servizi per Anziani Felice Federico Casson di Sottomarina, gli operatori e le operatrici dell'IPAB hanno organizzato anche la festa della famiglia nelle stanze del girasole.
decine, i parenti degli ospiti in visita, che hanno contribuito all'atmosfera di gioia e serenità. Ho sempre ritenuto che la civiltà di un popolo si misuri in relazione a come tratta le persone fragili, afferma il dottor Giorgio Filippo, psicologo e membro del consiglio di amministrazione dell'istituto. Valorizzare la conservazione delle potenzialità residue degli anziani è la missione che Filippo attribuisce al CDA dell'IPAB e al personale, vero motore necessario delle attività. Successo per le balestre chioggiotte ieri a Castrocaro Terme, in provincia di Forlì. Gli Ermigeri Lagunari hanno dominato per il quinto anno consecutivo il campionato interregionale della Colleganza, che si disputa alternativamente a Chioggia e a Terra del Sole, fra i portacolori del Veneto, dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Una gara straordinaria che ha portato i balestrieri di Chioggia a imporsi con 330 punti complessivi, staccando di secondi i 18 lunghezze e i terzi di 24. Nella classifica individuale, soddisfazioni per Bruno Valandro e Roberto Boscarato, rispettivamente primo e secondo. La Colleganza è la nostra gara, dicono gli atleti locali, ed è un altro trofeo che portiamo in città. Amici carissimi di Naturatura, buongiorno, buon inizio settimana. Dunque, la perturbazione che è entrata ieri sera, ieri questa notte, sta dando naturalmente i suoi effetti, non tanto in piovosità quanto appunto nell'abbassamento termico che stiamo tutti un po' sentendo. Difatti, le temperature minime questa mattina stanno portando tra i 14 e i 15 gradi, con una discreta ventilazione da sud-ovest piuttosto umida e fresca. Questo è il risultato ovviamente di una perturbazione che è entrata e che fatica a muoversi verso Levante grazie a un anticiclone, scusate, scandinavo, che pone quindi un po' di resistenza nel movimento appunto verso est della perturbazione stessa. Una perturbazione che isolerà quindi un minimo depressionario nel Mediterraneo e che naturalmente continuerà a condizionare il tempo, le nostre latitudini, la nostra regione per diversi giorni a venire. Quindi una settimana, personalmente posso dirvi, molto instabile, naturalmente avrà dei momenti piovosi, momenti un po' meno, quindi vuol dire che pioverà sempre, anzi, avremo diverse occhiate di sole, ma anche diversi spunti temporaleschi ed acquazzoni vari, naturalmente fino a che questa depressione si colmerà piano piano. Almeno fino a mercoledì giovedì, quindi la situazione sarà tale da portare temperature minime ancora un pochino più basse e temperature massime che non andranno oltre i 20 gradi. Una situazione quindi di estrema variabilità e instabilità che naturalmente segna il passo di questa primavera che si pone nella sua normalità. Anche dal punto di vista termico siamo leggermente sotto le medie nei prossimi giorni, ma tanto basta per aver riportato anche delle discrete nevicate a quote interessanti per la stagione, tanto appunto da rimpiazzare quello che si è perso con l'aumento termico che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Quindi una situazione di variabilità, come vi ho detto, attendiamo i miglioramenti e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!